Allora, questa è una conferenza della professoressa Lucangeli che si occupa di neurosviluppo e che sta studiando proprio la dipendenza da cellulare sui neonati, sui bambini piccoli. Questo filmato dura 2 minuti e quindi è molto breve, dove si vede un bambino che utilizza un telefono cellulare, la mamma glielo toglie e questo bambino ha una reazione isterica per 2 volte e lei fa risalire proprio questa reazione isterica a problemi di plasticità cerebrale e al fatto che questa reazione si configura proprio come una crisi di astinenza. Non solo i disturbi del neurosviluppo, non soltanto i disturbi dell'umore, ma l'ultima è quella per cui vi chiedo, avete tutti un cellulare o c'è qualcuno che non ce l'ha? Alzi la mano chi non ce l'ha. Ecco, questo è cioè la tecnologia digitale è diventata, alcuni filosofi la stanno definendo la prosecuzione del corpo fisico e mentale di ciascuno di noi. Perché ho cominciato a studiarla e a studiarne gli effetti. Vi dico subito, non parlerò di nulla riguardo a quelli che sono i meccanismi dei campi elettromagnetici sulla migrazione neuronale nei primissimi mesi di vita, non vi dirò niente di tutto questo, vi dirò solo ciò che è stato già dimostrato essere il grande alert rispetto ai processi di dipendenza dopaminergica. Ora, io non so quanto tempo ho, però ho bisogno di farvi vedere dei filmati. Puoi mandare bambini e telefono? A 6 mesi, quindi non ha ancora capacità di coordinamento motorio degli arti inferiori, viene fatto quello che oggi è molto frequente, cioè le mamme, per avere respiro, danno un tablet in modo da tenere distratti i bambini e focalizzati su altro, perché la tecnologia ha la capacità di focalizzazione dell'attenzione dovuta a milioni di processi che ora non vi dico. Il piccolo ha una crisi che è corrispondente a quella che si chiama crisi di astinenza. La mamma gli ridà il cellulare e il piccolo smette immediatamente. E lei è anzi convinta che sia molto fortunato il fatto che forse è molto intelligente questo bimbo perché è così precoce con il cellulare, non coordina le gambe, ma coordina perfettamente le capacità digitali di tipo fine, che non sono quelle che a 6 mesi la filogenesi della specie umana si è mai occupata di coordinare. Lei ritoglie il cellulare e abbiamo la seconda crisi. Tutte le ricerche che si sono fatte per capire cosa sta accadendo attraverso quella che è la neuroimaging dimostrano che in questo momento questo bimbo sta avendo una crisi molto simile a quelle di tutte le altre forme che si chiamano addiction, che siano da sostanza o che siano da altro. Mamma mia, mamma mia. Questi sono studi che si stanno facendo adesso, cioè che ci si comincia a chiedere adesso, no? Quali possono essere i problemi causati dall'uso di questa tecnologia, mentre invece questi studi avrebbero dovuto essere stati fatti prima di metterla in commercio. Cosa sul Wi-Fi? Nel 2014 abbiamo pubblicato un lavoro sulla rivista Electromagnetic Biology and Medicine, che riguarda l'influenza del Wi-Fi, in questo caso quello che vedete qui è quello fatto con il telefono cellulare, sulla cinetica enzimatica. E successivamente ne abbiamo pubblicato un altro con le frequenze del Wi-Fi. E ci siamo accorti che le frequenze del Wi-Fi a 2400 MHz comportano un'alterazione della cinetica enzimatica.
Per cui in questa curva, per esempio, vedete lo studio fatto... Sei collegato. Come? Di condividere la presentazione. Non l'ho mica staccata. No, ma la devi ricondividere. Eccoci qua. Vedete adesso? Sì, lanciala tu a schermo intero. Presentazione. Sì. A schermo intero, Fiorenzo. È già a schermo intero. No. Come prima, la presentazione. Io ce l'ho a schermo intero da me. Me la dà a schermo intero. Allora fai stop share e rifarla ripartire perché non è partita. Un attimo di pazienza. Questo è già così. Professore, se ha due schermi, forse sta condividendo uno dei due. No, ne ho uno solo. Ah, ok. Così la vedete a schermo intero? No. No, devi andare come prima su share screen. Ho già fatto. No, poi devi andare sulla tua presentazione e fare share. Vedi, se io lo faccio, viene fuori la presentazione, la vedi, no? Quindi vai su share screen, che è il pulsantino verde. Certo. In basso. Poi mi fa scegliere che cosa ho da condividere. Scegli il tuo PowerPoint. Condivido. Bene, esatto. Bravo. Ora devi lanciare PowerPoint, come hai fatto prima, in presentazione. Allora. Facciamo così, se inizio dalla prima può darsi che lui vada... Inizio dalla corrente. Sì, ma non la prendeva dalla corrente. Così la vedete a schermo intero? No. Ecco, ora stai andando avanti, però ecco. Sì, ma non ce l'ho a schermo intero io. No. Tu ce l'hai a schermo intero? No. Allora, adesso la lanciamo di nuovo. Sì. Ecco, adesso io la vedo a schermo intero. Aspettiamo un attimo. No. Va bene, senti, facciamo così, vado avanti ma ingrandisco di più questa. No, troppo grande. No, così va bene. No? Dai, si vede, dai. Andiamo avanti così, se no... Allora, dicevamo, abbiamo fatto degli studi sulla cinetica enzimatica. E questi studi indicano che gli enzimi che utilizziamo nelle nostre cellule, che funzionano continuamente, alcuni enzimi vengono disattivati dalla esposizione alle radiofrequenze. Questa pubblicazione è di qualche anno fa, del 2014, fatta sul telefono cellulare 900 MHz. Questa invece che vedete, la curva che vedete qua, è stata fatta sul glutatione con le frequenze del Wi-Fi. Quello che si vede chiaramente è che la curva rossa e la curva blu. La curva rossa è il glutatione, l'enzima così come funziona nelle cellule. Vedete che ha questa curva rossa qua. Quando viene irradiato, la curva si sposta in alto. La curva si sposta in alto e questo significa che per funzionare il glutatione ha assorbito energia e funziona in maniera minore rispetto al naturale.
Quindi c'è un'alterazione del funzionamento della cinetica enzimatica. E questo è un grave danno per le cellule, perché significa che non tutte le reazioni metaboliche possono avvenire alla stessa maniera quando un organismo è irradiato dal wifi o dal telefono cellulare. I francesi, che sono spiritosi, sono andati a misurare tra le gambe di questo ragazzo che sta usando il telefono cellulare in wifi. Che cosa ci dice questa cosa? Che quando noi utilizziamo un computer in wifi, deve collegarsi con il router, e qui si misurano all'incirca 13 volt per metro. Cosa che potrebbe essere evitata semplicemente quando... Possono dipendere anche dall'uso eccessivo di cellulare. Ma io non lo uso. Il microfono, Giorgio. Non uso la sera. Vittoria, ma in questi giorni, 2 mesi... Che... Un mese, dal 10 di marzo. Ma al pomeriggio sei sempre lì col cellulare. Giorgio, il microfono acceso. Vai. Questo significa che questo segnale, questa esposizione inutile potrebbe essere evitata semplicemente mettendo il cavetto dal computer al router o a una presa di RJ45. Poi esiste un altro problema, che è il problema dell'elettrosensibilità. Ci sono molte persone che mostrano disturbi quando sono esposte alle radiofrequenze o anche alle basse frequenze. Queste persone hanno una serie di sintomi che non gli permettono di stare in ambienti dove ci sia, per esempio, un wifi diffuso, dove quando c'è qualcuno vicino che usa un telefono cellulare. E ne hanno dei sintomi che sono quasi dei sintomi allergici, come fossero delle reazioni allergiche. Qualcuno ha anche eruzioni sull'epidermide. Mostrano orticaria, eritemi, pruriti, formicolia alle gambe, una serie di tipo riscaldamento alla testa, tutta una serie di sintomi che sono appunto correlati con la loro sensibilità a campi elettromagnetici. A questi si uniscono anche le persone che sono MCS, cioè sensibili alle sostanze chimiche, perché esiste una specie di correlazione tra le manifestazioni alla sensibilità chimica multipla e quelle invece prodotte dai campi elettromagnetici, perché agiscono probabilmente sugli stessi meccanismi di funzionamento. Alcune di queste persone sono costrette a parlare in pubblico, per esempio, con la mascherina. Adesso tutti vanno in giro con la mascherina, sembra una cosa abituale. Ma queste persone non potevano prendere l'autobus, non possono andare al cinema, non possono andare al supermercato, non possono stare in mezzo alla gente. E quindi noi non le vediamo, ma ce ne sono molte. Scusate, quando ho dei rientri dal microfono non riesco ad andare avanti. Queste misurazioni, per esempio, sono state fatte in 2 abitazioni, un'abitazione di Cinecittà a Roma, dove abita una di queste persone elettrosensibili, e vedete lo spettro elettromagnetico in cui si vedono tutti questi picchi che sono caratteristici delle varie frequenze, come la modulazione di frequenza, le televisioni, la telefonia, e GPRS, e UMTS, Wi-Fi. Cioè sono tutte frequenze presenti in quell'abitazione dove questa persona è diventata elettrosensibile e non riesce più a stare.
Per contro, in un'abitazione misurata in una casa di Orvinio, che è un paesino del Reatino, dove in realtà non ci sono antenne, vedete che tutti questi picchi di radiofrequenze non ci sono, e dove l'ambiente è più sano. Dall'11 febbraio è proibito utilizzare il telefono alla guida e c'è il ritiro della patente per questo. Sugli elettrosensibili è stata fatta una serie di ricerche finanziate da Amica negli anni recenti, perché queste persone vengono definite degli pazienti neurologici, nel senso che sono un po' matti, o comunque i medici danno piuttosto dei farmaci o antidepressivi o dei farmaci che possono agire sul sistema nervoso, piuttosto che andare a vedere se questi hanno realmente dei disturbi. Allora, per verificare questo fatto, cioè per vedere se queste persone riportano dei sintomi inventati oppure hanno effettivamente dei problemi patologici, abbiamo fatto questa sperimentazione con questo strumento, che è un misuratore di campi elettromagnetici che registra i campi elettromagnetici a cui la persona si espone. Lo abbiamo dato a queste persone elettrosensibili da tenere per 24 ore, in modo che potesse essere registrato tutto il campo elettromagnetico che subivano durante la giornata, e poi andando a vedere i grafici registrati ci rendiamo conto che esistono, vedete, molti, questi qui sono i picchi di emissione di campi elettromagnetici che l'organismo ha subito. Questi pazienti inoltre potevano mettere un marker, spingere un pulsante nel momento in cui avevano dei sintomi. Vedete qui queste macchiettine blu, che sono poi queste isolate, dove il paziente aveva un sintomo. Ora, vedete che sono perfettamente sovrapposte, i sintomi sono sovrapposti esattamente in alcuni punti dove l'organismo è stato esposto a campi elettromagnetici. Questi pazienti potevano inoltre tenere un diario dei loro sintomi, con l'ora, il sintomo che avevano provato e la gravità del sintomo. Per esempio, dolore a entrambe le orecchie, compressione alle orecchie, si tappano le orecchie. Questo paziente aveva problemi tutti alle orecchie, insomma. E poi, andando a fare una valutazione delle esposizioni, questi numeri che vedete, in cui ci sono esposizioni a campo elettromagnetico, e andando a verificare quando si verificava un sintomo, si trova una perfetta correlazione tra l'esposizione a campo elettromagnetico e i sintomi denunciati dai pazienti. E quindi esiste una relazione precisa tra l'esposizione a campo elettromagnetico e il sintomo che questi pazienti provavano. Quindi, in conclusione, esiste una correlazione statistica tra l'esposizione ai sintomi ed elettrosensibilità, esiste una mediazione biologica tra esposizione e sintomo, esiste una risposta specifica individuale alla radiofrequenza. Un'altra cosa da segnalare, per esempio, è che una ditta statunitense che si chiama Optune ha messo a punto un sistema di cura per i tumori cerebrali, che consiste nell'irradiare la testa con diverse radiofrequenze. Questo conferma il fatto che le radiofrequenze hanno effetti biologici, in questo caso terapeutici. E quello che vedete qui è un malato di
tumore cerebrale che, a cui stanno mettendo degli elettrodi di un apparecchio che si porta in uno zainetto e che deve esporre la testa per un mese a queste radiofrequenze trovate da questa ditta. La ditta si chiama Optune negli Stati Uniti e questa ditta ha avuto anche l'autorizzazione a utilizzare questo sistema terapeutico. La Food and Drug Administration, che è un po' come il nostro Istituto Superiore di Sanità, ha approvato questo strumento dell'Optune e ha anche dichiarato che questo processo di ritardo nella formazione tumorale, questo effetto di questo apparecchio elettronico, deriva dall'esposizione alla radiofrequenza a livelli non termici. Quindi siamo in presenza di una doppia verità in cui per fare i limiti di legge diciamo che esistono solo gli effetti termici per cui si possono utilizzare campi elettromagnetici anche a potenze elevate. E, mentre invece per dare il permesso per utilizzare delle terapie a radiofrequenza viene dichiarato che le terapie funzionano a livelli non termici. Quindi contemporaneamente si stabilisce che esistono effetti termici ed esistono effetti non termici, che sono stati sempre negati nella formulazione dei limiti di legge. Parliamo del 5G. Quanto tempo ho ancora? Nessuno risponde. Bene. Non c'è problema, fino alle 19:30. Ah, grazie. Prego. Allora, 5G. Il 5G viene immesso sul mercato senza una valutazione del rischio. Proprio qualche giorno fa guardavo un'interrogazione fatta al Congresso americano in cui si chiedeva quanti soldi sono stati stanziati per fare ricerca sul 5G, cosa che veniva chiesta da uno dei partecipanti al Congresso degli Stati Uniti, il Congresso e il loro Parlamento, al governo. E la risposta è stata zero, cioè non sono stati stanziati nessuna cifra per verificare se il sistema 5G possa essere dannoso oppure no. Una notizia che sta circolando in questo periodo è quella che ci sia una correlazione tra il virus, il Covid-19, e la presenza di radiofrequenze nell'ambiente. E direi che questa può essere un'ipotesi non ancora accertata. Una valutazione che possiamo fare sulla base degli studi esistenti è che già nel 2013 il professor Smigiewski, che è un ricercatore polacco, un medico ricercatore polacco, aveva pubblicato una ricerca in cui parlava di una reazione del sistema immunitario a bassi livelli di esposizione al campo elettromagnetico di alta frequenza, pubblicato nella rivista Biology and Medicine, rilevabile in PubMed nel 2013. Insieme a questo lavoro ce ne sono altri, come quello di Dubrovsky, Monotropic Effect of Electromagnetic Fields, cioè effetti monotropici dei campi elettromagnetici di alta frequenza, che si trova anche questo in PubMed. Lo studio di Olle Johansson, che parla di disturbi del sistema immunitario dai campi elettromagnetici, pubblicato su Pathophysiology nel 2009. Se noi mettiamo insieme queste conoscenze con gli studi fatti da Blackman, quello che vi indicavo prima nella fotografia,
sulla efflusso di ioni calcio provocati dalle radiofrequenze, pubblicato su Biomedicine nel 2019, quindi recentissimo. Oppure fate una valutazione degli studi su bioiniziative, che è quel rapporto del 2012 di cui vi parlavo prima. Oppure fate una ricerca su PubMed, che è la raccolta delle pubblicazioni scientifiche verificate su campi elettromagnetici e sistema immunitario. Trovate 119 pubblicazioni di ricerche fatte. Quindi, se esiste una correlazione tra esposizione a radiofrequenze e sistema immunitario, con una possibile depressione del sistema immunitario, questo può dare origine anche a un maggior attecchimento di agenti infettivi opportunistici, che possono essere batteri o che possono essere virus, sull'organismo. Le ore 19. Può essere depresso dal punto di vista immunitario. Quindi è un'ipotesi da studiare ancora, da verificare, ma è un'ipotesi plausibile. Un'altra cosa che bisogna dire sul 5G è che il 5G esiste già, nel senso che quella che vedete in questa immagine sono le vecchie antenne che siamo abituati a vedere, con attaccate sotto le antenne del 3,4 GHz, cioè le ultime frequenze vendute dal governo. Ma da queste antenne precedenti vengono emesse anche le frequenze di 720-760 MHz, che sono la prima fascia di frequenze utilizzate dal 5G. Quindi il 5G esiste già come irradiazione in questo momento. Poi sarà successivamente completato dalle frequenze di altissima frequenza, come quelle a 28 GHz e fino a 34 GHz, e poi a quelle a 78 GHz, che sono quelle che saranno utilizzate per le comunicazioni delle auto in movimento, per i radar delle auto. Quindi una parte delle frequenze del 5G le conosciamo già e fanno parte degli studi già effettuati, e sappiamo già che sono dannose. Le nuove frequenze 5G utilizzeranno il sistema di beamforming, cioè non irradieranno completamente il territorio attorno, ma faranno delle emissioni, diciamo così, puntuali, nel senso che quando c'è una persona che telefona o più persone che telefonano, il raggio viene indirizzato verso quella direzione. Ora, questo comporta anche un risparmio energetico dal punto di vista energetico, ma comporta anche la difficoltà di misurare se effettivamente queste radiazioni superino il limite di legge, perché si tratta di emissioni che cambiano continuamente nel tempo, sia in potenza che in direzionalità. Prima avevamo antenne di vecchio tipo, 2G, 3G e 4G, che mettono su tutto il territorio e il telefono andava a cercarsi il contatto con la stazione. Con il 5G il beamforming fa sì che il raggio venga direzionato verso il telefono che chiede la comunicazione, e questo comporta dei problemi riguardo alle misurazioni. Le ARPA stesse non sanno come fare attualmente, perché bisognerebbe sapere la quantità di campo emesso da queste antenne, e poi, siccome ci si sposta continuamente, diventa difficile fare una valutazione del campo elettromagnetico alla persona che lo percepisce. Le antenne 5G sono fatte in questa maniera, cioè sono questi puntini che vedete. Se le guardiamo dentro le scatole che le contengono, si chiamano phased array,
Se le guardiamo nelle scatole che le contengono, sono composte, vedete, da puntini, sono 64 puntini, 8x8, in ogni scatola ce ne sono 128, e tutte insieme cooperano per formare un fascio che viene direzionato verso l'utente che deve utilizzarlo. Io ho recentemente misurato delle emissioni a 3,4 GHz, quelle del 5G appunto, a Bologna, e il campo era piuttosto elevato. Penso che sia per il fatto che sia ancora in sperimentazione, quindi non sia nello standard, però abbiamo delle densità di potenza che sono molto elevate. La TV svizzera ha mandato in onda un video in cui si dimostra, adesso magari non abbiamo il tempo di vederlo tutto, anzi di vederlo, però vi spiego che cosa succede. Cioè, le compagnie hanno detto che con il nuovo 5G non si superano i limiti di legge. Questo video, che potete comunque trovare su internet presso l'associazione gigahertz.ch, che vedete in basso, riportata, dice invece un'altra cosa, che loro hanno fatto delle valutazioni sulla Ericsson, che è una delle ditte che produce le antenne di questo tipo, e hanno verificato che non è possibile che per fare lo stesso servizio con le antenne 5G si utilizzi una minore quantità di energia. E in effetti hanno dimostrato che la quantità di emissione è molto maggiore per poter raggiungere tutti gli utenti. Quindi il 5G richiede molta più potenza di quella dichiarata da Swisscom, e la polemica in Svizzera è stata proprio questa. Tanto che il governo svizzero ha proibito l'installazione del... Vedete, questa è una riportata dal Financial Times nel gennaio del 2020, che la Svizzera dice di installare le antenne ma senza il sistema beamforming, che è quello che irradia di più e che è difficilmente controllabile. In realtà l'argomentazione era che la lettera spiega che non c'è sufficiente chiarezza tecnica sul metodo di calcolo dell'esposizione alle onde radio che verrebbe prodotta dal beamforming. E quindi il beamforming non viene autorizzato in Svizzera. Qui vedete una simulazione della emissione delle antenne 5G che oltrepassano i limiti ICNIRP. Il 5G farà sì che le antenne vengano triplicate, perché le radiofrequenze a elevata frequenza non oltrepassano gli ostacoli e quindi devono essere ravvicinate. Poi c'è un altro problema ancora più preoccupante, ed è questo. Il dottor Tom Wheeler, che è l'amministratore della FCC, Federal Commission of Communication negli Stati Uniti, oltre a dare alla ditta Tesla SpaceX l'autorizzazione a mandare in orbita 11.936 satelliti per irradiare la Terra con il segnale 5G, dice anche questo. E questo video lo trovate anche su internet, è una sua dichiarazione. Il 5G è un affare talmente grosso, un business talmente grosso, che non dobbiamo preoccuparci né di standards né di fare dei test. Cioè bisogna installarlo senza preoccuparsi
degli effettivi possibili danni. Esistono pochi studi, anzi quasi niente, sulle frequenze millimetriche. Qui ce ne sono riportati 2 o 3. E il problema è la messa in orbita di questi satelliti per irradiare tutta la Terra. Quindi non è più il problema se siamo o no vicini a un'antenna, ma si pensa di irradiare tutta la Terra con questi satelliti. SpaceX, con il progetto Starlink, ha cominciato a mandare in orbita, ha fatto già 4 lanci di questi satelliti. Ogni lancio ne mette in orbita 60, quindi attualmente in totale ne sono stati posizionati a circa 400 km dalla Terra 240. Questo è il lancio del 28 gennaio del 2020. So che ce ne sarà un altro a maggio. Queste sono le orbite. Questo è il distacco dal modulo del sistema di antenne che, quando poi si dispiega, mostra, ecco, tutte le antenne di emissione che sono posizionate nello spazio. Una per ogni satellite. Questo è il signor Elon Musk, che con il progetto Starlink vuole irradiare tutta la Terra per vendere i suoi servizi di telefonia, di connessione dati. Tra l'altro è anche il signore che ha inventato PayPal, quindi è una mente. Esiste un'opposizione degli scienziati al 5G che adesso finora ha raccolto 247 scienziati che chiedono una moratoria sul 5G fino a che non si abbiano sicurezze sul loro uso. Una valutazione scientifica: perché le onde millimetriche possano far male? Primo, perché entrano nella pelle, non entrano molto in profondità negli organismi, perché più le frequenze sono elevate e meno penetrano nell'organismo. Queste radiofrequenze sono distribuite dalle ghiandole sudoripare, che sono controllate dall'ipotalamo, e poi eccitano le terminazioni nervose periferiche che mandano i segnali al cervello. Questo studio è stato fatto da Yuri Feldman nel 2008, il quale, insieme alla pubblicazione, sulla pubblicazione dell'American Physical Society, ha anche fatto una lettera in cui chiedeva al governo di fare una moratoria, perché questi effetti possono essere molto dannosi per l'organismo. Qual è il razionale dello studio che ha fatto Feldman? Lui ha identificato il fatto che le ghiandole sudoripare sono fatte a forma di elica e sono riempite di una sostanza conduttiva alla fine, no? Perché è fatta di sali minerali, acqua e sudore. Questa è un'immagine all'attack di una ghiandola sudoripara. E se noi andiamo a vedere nello strato dell'epidermide, queste ghiandole appunto sono fatte così a cavatappo e possono ricevere bene il segnale delle onde millimetriche. Altrimenti nella pelle abbiamo anche, questi sono i peli, le terminazioni nervose periferiche, le quali sono tutte connesse attraverso il midollo spinale con il sistema nervoso centrale. Quindi quando tutta l'epidermide, che contiene all'incirca un centinaio di queste strutture per centimetro quadrato, viene sollecitata contemporaneamente, tutte queste terminazioni nervose mandano dei segnali al sistema nervoso centrale e ci si può aspettare anche alterazioni comportamentali da questo, perché il talamo è quello che praticamente media le sensazioni periferiche con le risposte neuromotorie del sistema nervoso centrale. Ma questo è uno studio e è assolutamente assurdo che vengano emesse queste radiofrequenze senza aver verificato che siano innocue per l'uomo.
E tutta questa cosa viene pubblicizzata con l'internet delle cose e quindi mettere in comunicazione tutto, tutti gli oggetti della nostra abitazione, del nostro vivere quotidiano. Ci sono centinaia di cose che possono essere fatte con il 5G. Una raccomandazione importante è mantenere almeno le stanze da letto lontano da tutte le emissioni di campi elettromagnetici. Il problema è da porsi è che fare intanto che succede che queste installazioni vengano fatte senza aver studiato la loro innocuità. Molti comuni, questo è uno, hanno fatto una delibera del Consiglio Comunale dicendo che vogliono aspettare che siano fatti almeno degli studi o avute delle assicurazioni sulla non pericolosità di questi campi elettromagnetici. O forse in futuro dovremo vivere così, dentro un'armatura per proteggerci dai campi elettromagnetici. Le cose che si possono fare sono molte. Esistono tantissimi comitati che si oppongono a questa immissione di antenne nel nostro ambiente. Intanto possiamo chiedere la diminuzione degli obiettivi di qualità nella legge da 6 volt per metro a 0,6 e poi di ripristinare le misure nel periodo di tempo da 24 ore come sono adesso, che quindi la quantità di tempo diluisce il segnale, ai 6 minuti che c'erano prima. Il governo Monti aveva portato le misurazioni a 24 ore in una maniera impropria, perché la valutazione del campo elettromagnetico su 6 minuti era 6 minuti sono il tempo con cui un organismo con una circolazione normale riesce a dissipare il calore provocato dalle emissioni elettromagnetiche. Quindi la misurazione su 6 minuti aveva un razionale biologico, la misurazione su 24 ore non ha nessun razionale. È stata lanciata l'anno scorso una campagna per lo sciopero dell'uso del cellulare, per dare intanto per dire che il problema delle emissioni è soprattutto il telefono. Se noi non lo usassimo non ci sarebbero le antenne. E i cittadini sono preoccupati, pur usando questo strumento tecnologico, sono preoccupati della possibile pericolosità di questi strumenti. Si può suggerire di non sottoscrivere i contratti 5G, perché per utilizzare il 5G bisogna sottoscrivere un contratto. La mia indicazione è che il cellulare è una radio di emergenza, che è prezioso da usare nei casi di emergenza, ovviamente, ma da usare solo in caso di emergenza e non per le comunicazioni che sostituiscono le comunicazioni col filo. Il 25 gennaio è stato fatto un appello internazionale per lo stop del 5G nella Terra e dallo spazio. Abbiamo un grosso problema di conflitto di interessi. I giornali minimizzano, per esempio a Porta di Vespa c'è stata una ridicola trasmissione che veramente era orripilante, per cui non si vuole fare informazione. Vi faccio qualche esempio. Il 15 di gennaio il signor Romeo, che era un dipendente Telecom, che utilizzava il telefono cellulare per lavoro, ha avuto un tumore del nervo acustico. E il signor Romeo ha fatto causa alla TIM e la prima sentenza del 2018
diceva che si riconosceva la causa di servizio a causa del tumore provocato dal telefono cellulare e quindi condannava l'INPS a risarcire il lavoratore. Naturalmente era stato fatto ricorso e la sentenza di appello del gennaio 2020, quindi di qualche mese fa, confermava il nesso di causalità tra l'esposizione al telefono cellulare e il tumore del nervo acustico del signor Romeo. Guardate un attimo come dà la notizia la Repubblica il giorno dopo. La Corte d'Appello di Torino dice c'è un nesso tra l'uso del cellulare e alcuni tipi di tumore. Poi nel sottotitolo dice ma la sentenza contrasta con gli ultimi studi degli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, che l'Istituto Superiore di Sanità non ha fatto nessuno studio. Sempre sulla stampa, il Corriere della Sera dice cellulari, non c'è rischio di tumore, ma bisogna usarli con prudenza. Quindi siamo in presenza di un falso, perché il giudice riconosce il nesso di causalità e il Corriere della Sera dice non c'è rischio di tumore. Il conflitto di interessi è una cosa importante e praticamente modifica tutta la situazione nella informazione sui danni da campi elettromagnetici. Tanto che il dottor Harry Lai, sempre uno di quelli che vi facevo vedere nella fotografia di prima, ha messo a confronto gli studi pubblici e gli studi fatti dall'industria, finanziati dall'industria sui campi elettromagnetici. Se gli studi sono finanziati con denaro pubblico, trovano effetti dannosi per il 70%, e non li trovano per il 30%. Gli studi finanziati dall'industria invece trovano effetti dannosi per il 32% e non li trovano per il 68%. Quindi vedete che siamo in presenza di risposte scientifiche completamente opposte. E questo dal fatto che l'industria pilota studi sui campi elettromagnetici che tendono a non trovare gli effetti biologici. C'è un altro problema. Sulla installazione del 5G manca il parere sanitario. La riforma sanitaria 833 del 78 assegna al governo la competenza di richiedere il parere sanitario in materia di immissione di energia nell'ambiente a due agenzie di salute pubblica, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, che era l'ISPES, oggi è inglobato dall'INAIL. Una richiesta di accesso agli atti fatta dall'Associazione Amica, siamo riusciti a sapere che il governo non ha chiesto alcun parere sanitario all'Istituto Superiore di Sanità per la vendita delle frequenze 5G. Quindi queste installazioni che si stanno facendo sono installazioni illegittime. Il 5G viene imposto a tutti senza il parere sanitario e questo è antidemocratico. Il 5G viene imposto a tutti anche a chi non lo usa e questo è immorale. Perché tutti vengono irradiati. Lo sviluppo tecnologico deve rispettare la salute e la democrazia, altrimenti non è progresso. E invece viene spacciato come un miglioramento del nostro progresso. In realtà, in questo senso, non è vero. E abbiamo scritto questo librino che serve per l'uso da parte di persone non addette ai problemi dei campi elettromagnetici, che quindi hanno meno competenze su questo. È una cosa scritta in modo semplice, ma dove sono riportate le citazioni bibliografiche della scienza indipendente, dove vengono dimostrati gli effetti dei campi elettromagnetici. Grazie dell'attenzione e buonasera. Grazie di cuore.
Adesso ci sono un po' di domande, quindi ti teniamo qua perché abbiamo ancora un po' di tempo, quindi ti teniamo. Livio? Livio, ci sei? Livio? Livio, Livio. Allora, mentre aspettiamo Livio, volevo farti queste domande. Allora, le domande erano, ma il fisico, l'abbiamo già risposto molte volte, però vogliamo saperlo da te, il fisico si adatta alle frequenze? Diciamo, no? Ecco, se ci vuoi dare... Allora, dal punto di vista biologico è una domanda molto sensata, no? Perché gli organismi viventi si sono adattati nei tempi evolutivi alla presenza di campi elettromagnetici naturali. Tanto che noi abbiamo dei sensori di campi elettromagnetici naturali. La stessa vista, cioè la specializzazione delle terminazioni nervose nei coni e bastoncelli della retina, che sono sensibili al campo elettromagnetico della luce visibile, sono delle specializzazioni dovute proprio alla presenza della luce. Poi abbiamo altri sensori dei campi elettromagnetici, per esempio sull'epidermide abbiamo i melanociti, che sono quelli che secernono la melanina che ci fa prendere la tintarella quando siamo colpiti dalle onde elettromagnetiche dell'ultravioletto, cosa che ci fa anche piacere, ma è un sistema di difesa che abbiamo sviluppato per quello. Non ultimo il fatto che il nostro sistema nervoso è avvolto dalla guaina mielinica che impedisce l'induzione elettrica del campo elettrico naturale. Quindi noi abbiamo in tempi evolutivi fatto un adattamento alle frequenze elettromagnetiche che erano presenti. Però dobbiamo dire questo, dal punto di vista biologico, perché una mutazione avvenga in un organismo in modo da combattere o adattarsi ad una modificazione ambientale, occorrono almeno 500 generazioni. E 500 generazioni per l'uomo, a 30 anni per ogni generazione, siamo intorno ai 12.000 anni. Quindi non ci sono i tempi sufficienti per adattarsi. Probabilmente ci adatteremo. E magari svilupperemo un telefono cellulare sotto l'ascella nei tempi evolutivi. Ma sicuramente per ora le radiofrequenze influiscono sui sistemi biologici e provocano delle reazioni e quindi dei danni.